Buongiorno, buongiorno e benvenuti a questa nuova diretta, benvenuti questa mattina, mattina, oggi che giorno è? Oggi è 16, 16.07, benvenuti, benvenuti a questo Buongiorno, video buongiorno a colazione, tutti, a questa nuova diretta, dove ci benvenuti. ritroveremo a stare insieme questi 5 minuti per iniziare ad affrontare al meglio la giornata di oggi, al meglio. È una giornata un po' freddina, come vedete ho il giubbino sopra perché ieri sera ha fatto veramente un gran temporale. Non so da voi, ma qua è veramente stato molto un tempo pessimo. Quindi ci sta tutto quello che ci siamo detti. Allora, vediamo, iniziamo subito a vederci questa mattina insieme. Eccoci qua ad ascoltarci. Mettiamo anche un po' di musica di sottofondo perché ci sta bene e quindi fa parte un po' del nostro modo di affrontare questa giornata. Questa giornata che con un titolo che è difficile bello. C'è una mia frase che mi piace citare, che vorrei ricordarti questa mattina. Vuoi avere una vita facile o una vita difficile? Tutto dipende da te. Se vuoi avere una vita difficile, fai le cose facili. Se invece vuoi avere una vita facile, fai le cose difficili. Fai le cose che gli altri non fanno. Fai le cose che gli altri scelgono di non fare e fai le cose che gli altri non sono in grado di fare. Questa è una frase che mi ha sempre guidato, è qualcosa che in qualche modo ha a che fare con il nostro modo di rapportarsi alla vita, con il nostro modo con il quale noi ci sentiamo di affrontare le giornate, quando ci alziamo il mattino con il piede, noi diciamo che oggi è una bella giornata, piuttosto che una giornata con il quale siamo usciti con il piede sbagliato, ancora devo capire qual è più questo piede sbagliato. Però sta di fatto che l'approccio che abbiamo ad affrontare le cose fa la differenza. Oggi ti voglio parlare di questo. Affronta la vita con la curiosità, affronta la vita con la ricerca di fare cose difficili, le cose che gli altri hanno smesso di fare, e con una cosa, con una in mente un'idea. Come posso alzare sempre ogni giorno di più l'asticella della produttività, della qualità, della competenza, della professionalità? Beh, è un modo, è un'abitudine questa, è un'abitudine di pensare, che non è quell'abitudine di fare le cose. L'abitudine di fare le cose la impareremo con le tecniche, impareremo con tutto quello che faremo durante l'Accademia, durante il nostro business school gratuita che c'è nel gruppo Business in Pratica. Ecco, però quello che è importante è che ci sono delle abitudini consapevoli, ci sono delle abitudini che sono scelte consapevoli, con il quale poi approcci alle tecniche, con il quale poi approcci alla tua giornata. Ecco, questo video non vuole parlare delle tecniche, vuole parlare di un altro genere di abitudini, che sono quelle abitudini con le quali tu affronti ogni giorno la tua vita. E quando bussi alla porta delle opportunità, e chi ti apre è il lavoro, chi ti apre la tua professione, chi ti apre ogni giorno sono le sfide che il mondo del lavoro ti lancia, che ogni giorno devi superare per poter migliorare la tua vita. C'è sicuramente una cosa molto importante che potresti cogliere. Questa cosa importante, sai qual è? È che proprio come gli atleti non smettono mai di allenarsi, proprio come chi sta in competizione ogni giorno si allena 5 minuti in più per poter dimostrare quanto è bravo. Beh, chi vuole veramente delle alte performance nella propria vita non smette mai di condizionare la propria mente a cercare qualcosa che è più difficile, che è più complicata, che è più complessa, che è più sfidante. E questo è un modo veramente con il quale affrontare la tua vita. Il vero successo, quello olistico, quello spirituale, cioè quello che a lungo termine che ti mette un po' in armonia con la tua vita, non si ottiene facendo solo quello che ormai sai fare, o quello che è automatico, quello che ti conviene di più. Si ottiene quando ogni giorno, in qualche modo, la tua grandezza deriva dal fatto che nel momento in cui accetti veramente di affrontare quello che a volte è più scomodo, quello che a volte è il più insicuro, quello che è fuori dalla tua zona di comfort. Quindi la capacità, il tuo punto di forza, quello che probabilmente oggi in qualche modo hai,
ma che non ti permettono magari di fare il salto di qualità. Ecco, sappi che se affronti la giornata con l'idea che è difficile e bello, se affronti la giornata con l'idea che ogni cosa è una sfida, qualcosa in cui puoi fare la differenza, beh, sono certo che quelle apparenti debolezze, quelle apparenti difficoltà che ho magari piccole perplessità sulle cose diventano l'opportunità di dimostrare a te stesso che puoi essere ogni giorno, che puoi essere ogni giorno la versione migliore di te stessa o di te stesso. Allora, mentre prendiamo questo caffè, immagina se sei un networker, immagina di essere un imprenditore, un professionista, se sei un venditore che ogni giorno deve andare a conquistare i suoi clienti. Beh, sappi che forse la cosa peggiore che puoi fare è pensare di non essere in grado, di non essere degno di fare il salto di qualità, nella tua vita. Tutti hanno il diritto e il dovere di poterlo fare, ok? Tutti si meritano uno straordinario successo, tutti, più di forse di qualunque altro, ok? Quello che vi serve, serve solo una strategia, un piano. Ecco, e la strategia spesso è mentale. E quelle io le chiamo quelle abitudini dalle alte performance, per le quali poi abbiamo iniziato una sfida che sta durando 5 settimane. Molte persone si sono già prenotate per l'inizio della settimana prossima, e questo è. Ma perché c'è chi non vuole ottenere di più nella propria vita? Perché molto spesso siamo circondati da persone che ci dicono che dobbiamo accontentarci, che dobbiamo essere felici per quello che abbiamo, e ci dicono che essere abbastanza bravi è sicuramente una delle cose importanti. Io non metto in discussione, non voglio mettere in discussione qualunque cosa, però di certo mi piace citare una cosa nei tuoi confronti: non c'è nulla di sbagliato di voler prendere di più, non c'è nulla, lo ripeto, di sbagliato a voler qualcosa in più, non c'è nulla di sbagliato se alzi la mattina e hai la voglia di dimostrare a te stesso di essere migliore, non c'è nulla di sbagliato in te se ogni giorno tu ti impegni a fare qualcosa in più rispetto a ieri. Forse guadagnare 10 euro in più, forse guadagnare 1000 euro in più, forse convincere una persona, non c'è nulla di sbagliato in tutto questo. Quindi ognuno di noi ha l'opportunità in questo mondo di dare un significato alla propria vita facendo che cosa? Superando le sfide. Alza sempre l'asticella di un centimetro, alza sempre la tua volontà di saltare sempre più in alto. Alza sempre, ogni giorno, la possibilità di poter dimostrare, non agli altri, a te stessa, a te stesso, che sei in grado di poter saltare un centimetro di più. E ti renderai conto che alla fine di ogni anno, alla fine di ogni momento, di ogni settimana, di ogni mese, ti renderai che quel centimetro è diventato 2, 3, 4, 5. E a distanza di molto tempo ti ritroverai veramente a essere una persona decisamente migliore, una persona sicuramente più, come dire, più felice, più contenta, più consapevole di quello che sono le sue reali capacità, e nulla di fronte a te ti sarà, come dire, proibito, ti sarà in qualche modo oscuro. Ciao, buona giornata, mi raccomando, difficile e bello. Ciao da Marco Verangola, ci vediamo domani mattina, ore 8. Ciao ciao.